Salve a tutti, sono Micaela Oriolo e sono una ricercatrice del gruppo di ricerca Energia e Ambiente di FEM. Con questa lezione volevo parlarvi del trattamento e del riutilizzo di acque reflue in modo tale da introdurvi alcuni concetti principali, ovvero cosa si intende per acque reflue, come esse vengono trattate e perché l'adozione di pratiche di riutilizzo di reflui depurati rappresenta un punto fondamentale per le attuali politiche di sviluppo. Verrà inoltre presentato uno studio relativo alla progettazione di un impianto di trattamento terziario per reflui di origine industriale. Questo studio è stato condotto in collaborazione con FEM in occasione del mio lavoro di tesi magistrale e ha appunto l'obiettivo di illustrarvi alcuni dei trattamenti più comunemente impiegati per la depurazione delle acque reflue. Prima di addentrarci nel cuore dell'argomento principale di questa lezione, volevo parlarvi di un fenomeno che negli ultimi decenni sta destando particolare attenzione, ovvero il crescente deficit di risorse idriche naturali. Nel 2010 è stato stimato che circa 1,9 miliardi di persone viveva in aree sottoposte ad un elevato stress idrico. Quello che desta particolare preoccupazione è lo sviluppo futuro di tale fenomeno. Infatti, gli studiosi e i ricercatori ritengono che lo stress idrico è destinato ad aggravarsi nei prossimi anni, peggiorando lo stato quantitativo e qualitativo delle risorse naturalmente disponibili. Un fenomeno che si intreccia con l'insorgere dello stress idrico è sicuramente la carenza in alcuni paesi del mondo di infrastrutture adeguate a garantire la distribuzione delle stesse risorse idriche. Secondo il World Research Institute, l'Italia rientra tra le zone sottoposte ad uno stress idrico alto. Tra le principali cause che hanno contribuito allo sviluppo del fenomeno di stress idrico, vi è sicuramente l'uso crescente ed intensivo delle risorse naturali. Basti pensare a settori come l'agricoltura, che nel caso del nostro paese impiega circa il 50% delle risorse naturalmente disponibili. A questo si aggiungono i cambiamenti climatici, lo sviluppo urbano ed industriale, l'incremento demografico e anche l'incremento nella produzione di energia elettrica. Come è possibile in qualche modo arrestare l'avanzare del fenomeno di stress idrico? Si è pensato all'adozione di soluzioni sostenibili volte ad ottimizzare l'impiego, di risorse idriche naturali mediante l'integrazione di risorse idriche non convenzionali, come le acque reflue. Per acque reflue o discarico si intendono tutte quelle acque la cui qualità è stata pregiudicata dall'azione antropica, dopo che esse sono state impiegate in attività domestiche, agricole ed industriali. Così facendo, tali acque non risultano essere idonee ad un utilizzo diretto, perché contaminate da diverse tipologie di sostanze pericolose, che quindi potrebbero ledere alla salute pubblica ma anche all'ambiente. Le acque reflue, infatti, possono essere considerate da un lato come una risorsa per poter recuperare energia, sostanze pregiate ed acqua di qualità maggiore, ma dall'altro contengono sostanze inquinanti differenti che non possono essere direttamente immesse in recapiti finali come suolo, mare, laghi o fiumi, perché altrimenti andrebbero a compromettere e ad alterare gli equilibri naturali degli ecosistemi ambientali. Tra i principali costituenti delle acque reflue, infatti, si hanno composti chimici, solidi sospesi, gas e minerali disciolti, composti organici come idrocarburi policiclici aromatici, benzene, toluene, etilbenzene e xilene, ma anche microrganismi come virus e batteri. Appare evidente quindi che le acque, prima di poter essere riutilizzate nuovamente, debbano essere recuperate. Per recupero si intende la riqualificazione di acque reflue mediante un opportuno ciclo depurativo. In questo modo il prodotto così ottenuto risponderà a specifici
a specifici criteri di qualità, in modo tale da poter essere poi impiegato in settori differenti. Per ciclo depurativo o trattamento si intende una combinazione di più processi di natura fisica, chimica e biologica, nei quali vi rientrano anche i cosiddetti trattamenti ibridi, nati cioè dalla combinazione di processi di natura diversa. Questi ultimi in particolare sono particolarmente idonei ai casi in cui le sostanze da smaltire risultano essere particolarmente complesse. In generale, i trattamenti possono essere classificati considerando il loro grado crescente di complessità in pretrattamenti, trattamenti primari, trattamenti secondari e trattamenti avanzati o terziari. Per pretrattamento si intende un processo fisico volto alla rimozione di sostanze solide, ne è un esempio la grigliatura o la dissabbiatura. Per trattamento primario invece si intende un processo fisico o chimico-fisico volto alla rimozione di sostanze sedimentabili, ne è un esempio la sedimentazione primaria. Per trattamento secondario, invece, si intende un processo biologico e chimico volto a rimuovere la sostanza organica sotto forma colloidale. Ne è un esempio la flocculazione. Infine, troviamo i trattamenti più complicati, quindi più complessi, definiti avanzati o terziari. Ne è un esempio la disinfezione mediante raggi UV. In generale, il trattamento delle acque reflue è condotto in specifici impianti, definiti wastewater treatment plants. Essi sono composti da una serie di unità di processo indipendenti, modulari ed interconnesse tra loro. Per un'unità di processo si intende un insieme di apparecchiature principali all'interno delle quali le acque subiscono specifici trattamenti di depurazione. Una volta che le acque reflue sono state adeguatamente recuperate grazie agli impianti di trattamento, è possibile riutilizzarle. Infatti, per riutilizzo si intende l'impiego di un'acqua reflua recuperata avente una determinata qualità per una specifica destinazione d'uso. Le pratiche di riutilizzo sono ampiamente promosse negli ultimi decenni perché permettono non soltanto di salvaguardare l'ambiente, ma anche di generare benefici economici. Infatti, il riutilizzo di reflui depurati, da un lato, garantisce di soddisfare la domanda idrica sempre più crescente, ma dall'altro permette anche di proteggere qualitativamente e quantitativamente le risorse idriche. In questo modo è possibile ridurre gli scarichi in corpi idrici e in mare, ridurre i prelievi e garantire un uso razionale delle risorse attualmente disponibili. Da un punto di vista economico, invece, occorre considerare che all'interno delle acque reflue sono presenti i cosiddetti nutrienti, ovvero azoto e fosforo, che potrebbero andare a sostituire l'azione dei fertilizzanti qualora le acque reflue, una volta depurate, venissero reimpiegate per scopi irrigui e o agricoli. Un altro aspetto vantaggioso è che le acque reflue possono essere impiegate anche per poter recuperare energia. Questo permetterebbe di garantire l'autosostentamento energetico degli stessi impianti di trattamento. Il reimpiego di acque reflue adeguatamente trattate sta riscuotendo negli ultimi anni un enorme successo, tant'è vero che molti paesi del mondo la considerano come un'opzione sostenibile per la fornitura di acqua o ne hanno già implementato delle applicazioni. Alcuni esempi particolarmente virtuosi sono la città di Singapore, la nazione di Israele e la città di San Diego. Nel primo caso sono stati realizzati 5 impianti denominati New Water in grado di produrre un'acqua di elevata qualità da poter utilizzare per scopi potabili e non potabili, ad esempio nel settore industriale o nel settore alimentare. L'acqua così prodotta permette di soddisfare il 40% del fabbisogno idrico locale, il quale nel 2060 potrà estendersi ad una quota pari al 55%.
Nel secondo caso ritroviamo la nazione di Israele, particolarmente virtuosa perché è possibile depurare, quindi recuperare, circa il 55% dei reflui prodotti. Uno tra gli impianti più importanti, perché riconosciuto dall'ONU come modello esemplare, è l'impianto di Shafdan, che prevede la raccolta, il trattamento e il riutilizzo dei reflui recuperati per scopi irrigui ed agricoli. Infine ritroviamo la città di San Diego, che risulta essere una delle più aride della California. Grazie al programma pluriennale Pure Water San Diego è possibile garantire un terzo dell'approvvigionamento idrico locale entro il 2035. In questo modo si produce acqua potabile, ma anche acqua da destinare all'irrigazione di aree urbane e ricreative e anche al settore industriale. In Italia, purtroppo, si hanno pochissimi esempi di riutilizzo a causa di una legislazione estremamente rigida, ma poco flessibile. Sono state istituite due normative che vanno a regolamentare il riutilizzo delle acque reflue. Esse sono il decreto numero 152 del 2006 e il decreto numero 185 del 2003. Quest'ultimo definisce tre possibili destinazioni d'uso per i reflui trattati: irriguo, civile ed industriale. A questo punto illustriamo lo studio di progettazione relativo ad un impianto pilota terziario di piccole dimensioni, il cui obiettivo è quello di trattare, secondo vari livelli di purezza, reflui di origine industriale. Questo impianto è composto da quattro differenti unità di processo. In generale, per impianto pilota, si definisce un impianto di piccole e medie dimensioni realizzato per poter replicare il comportamento e il funzionamento dei grandi impianti industriali. Per questo motivo, un impianto pilota ha una capacità di trattamento e delle dimensioni intermedie tra la scala di laboratorio e la scala industriale. In questo specifico esempio, le acque inizialmente sono sottoposte ad un processo di disinfezione con raggi UV. Si tratta di un processo fisico che sfrutta la radiazione ultravioletta alla lunghezza d'onda UVC per uccidere istantaneamente ed efficacemente virus e batteri. Un'unità di questo tipo è generalmente composta da un insieme di debatterizzatori. Un tipico debatterizzatore è riportato in diapositiva. I suoi elementi principali sono una lampada a mercurio per fornire e generare la radiazione UV alle acque da trattare, una camicia in quarzo trasparente che avvolge la lampada proteggendola, dei bocchelli di ingresso per le acque da trattare e un attacco per garantire l'alimentazione elettrica del debatterizzatore. Il tutto è contenuto in un involucro di dimensioni cilindriche che prende appunto il nome di reattore. In generale, all'interno di un reattore è possibile allocare una o più lampade secondo configurazioni geometriche particolari. Le acque così ottenute sono inviate ad un'unità di elettrodeionizzazione, dove subiscono una separazione elettrochimica in grado di permettere il trasferimento di ioni attraverso delle membrane selettive. In questo modo, a partire da una soluzione acquosa contenente sali, si ottiene una soluzione concentrata detta scarico ed una soluzione diluita definita permeato. In generale, un'unità di elettrodeionizzazione è composta da una serie di dispositivi, detti stack, ed ogni stack a sua volta è composto da una serie di celle elettrolitiche. Una di queste è riportata in diapositiva. La forza motrice che quindi permette il trasferimento degli ioni attraverso le membrane è una tensione elettrica applicata tra anodo e catodo. In uscita, l'acqua è inviata ad un'unità di trattamento mediante resina a scambio ionico per poter eliminare i metalli pesanti, cioè cromo, cadmio e tallio.
Lo scambio ionico è un interscambio reversibile di ioni specifici tra una sostanza solida non solubile, la resina, ed un liquido, che in questo caso è l'acqua da trattare. Le resine a scambio ionico sono delle molecole organiche molto grandi e di peso molecolare molto elevato, generalmente composte da polimeri e da gruppi funzionali attivi, in grado di fissare ioni positivi o negativi dalle acque da trattare alle resine stesse. Proprio perché fissano specifici ioni, le resine possono essere anioniche o cationiche. In generale, un'unità di questo tipo è composta da una serie di reattori all'interno dei quali è collocata la resina di scambio ionico. Per capirne il funzionamento, osserviamo il video. In ingresso al reattore abbiamo acqua ricca di calcio e magnesio. Entrando nel reattore, tali ioni vengono sostituiti dagli ioni sodio contenuti nei gruppi funzionali della resina. Si ottiene così in uscita un'acqua ricca di sodio ma povera di calcio e magnesio. Se l'obiettivo è produrre un prodotto sterile, le acque vengono poi inviate ad una sezione di disinfezione spinta con raggi gamma. Un aspetto che è fondamentale considerare è la forte interdipendenza tra energia e risorse idriche. Questo perché in generale i processi di trattamento delle acque reflue richiedono molta energia a seconda del grado di complessità del trattamento da eseguire. Questo legame è appunto definito Energy Water Nexus. In generale, il consumo energetico richiesto da un impianto è definito Energy Footprint ed è valutato in kWh per ogni metro cubo di acqua trattata e rappresenta anche una voce di costo considerevole per l'intera realizzazione dell'impianto. In generale, per trattamenti convenzionali, esso varia da 0,30 a 0,60 kWh a metro cubo, ma quando si richiedono limiti o prodotti in uscita di elevata qualità, raggiunge valori più elevati. In generale, esso viene valutato come somma dei contributi energetici richiesti dalle singole unità che vanno a comporre l'impianto. Siamo giunti al termine della lezione, quindi possiamo ricapitolare ciò che abbiamo appreso. Nonostante l'acqua sia considerata il bene del XXI secolo, essa continua comunque ad essere utilizzata irrazionalmente. Ciò porta all'insorgere di fenomeni particolarmente critici come lo stress idrico. Soluzioni sostenibili prevedono la depurazione ed il riutilizzo di acque reflue, perché in questo modo è possibile salvaguardare le risorse idriche naturali, ma generare anche dei benefici economici. Le acque reflue quindi devono essere opportunamente depurate in appositi impianti attraverso un ciclo depurativo composto da vari processi di diversa entità e complessità a seconda del grado di purezza che si vuole ottenere con il prodotto in uscita. In Italia, a differenza di altri paesi nel mondo, la pratica del riutilizzo dei reflui può contare ancora pochissimi esempi. Un aspetto da prendere in considerazione è sicuramente l'Energy Water Nexus, in quanto ogni impianto, per eseguire efficacemente un trattamento, richiede uno specifico consumo di energia elettrica, il quale sarà tanto maggiore quanto maggiore è il grado di complessità del processo stesso. Occorre quindi in definitiva promuovere delle azioni volte a razionalizzare l'impiego di risorse idriche naturali, minimizzare gli impatti delle attività antropiche nel settore idrico, garantire un uso efficiente della risorsa e promuovere adozione di depurazione e riutilizzo di risorse idriche non convenzionali che verranno riconvertite attraverso appositi trattamenti in modo tale da poter essere impiegate in differenti settori. Vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.